Questa lettura è tratta dal blog Goofinomics, dal post intitolato Draghi, portecenantro litro, di mercoledì 29 febbraio 2012. Long Term Refinancing Operation, LTRO. Cioè quell'operazione tramite la quale la BCE di fatto adempie al suo ruolo di prestatore di ultima istanza, nil sub sole novum, prestando fondi alle banche a un tasso piuttosto vantaggioso, che poi sarebbe quella cosa che tutti gli ingenui hanno domandato a gran voce a Draghi di fare. Comportati come la Fed, la banca centrale americana. Non essere di braccino corto, dai soldi alle banche, elargisci, così salverai l'euro, pa. L'euro, pa. Cosa devo pensare di una Long Term Refinancing Operation, acronimo LTRO, che non servirà a un granché per due ordini di motivi correlati. 1. Gli squilibri cui siamo di fronte sono di carattere regionale, nel senso che il termine ha in economia internazionale squilibri fra paesi di un'area, che poi stanno a quest'area come le regioni amministrative stanno a uno Stato. E 2. Il vero problema è un immenso ed occulto problema di debito privato, le cui dimensioni non sono facilmente stimabili, perché, come dire, sta alle banche svelare quanto soffrono, soffrono tra virgolette, e dire la verità di questi tempi può non essere una buona idea. Cosa volete che possa fare una politica monetaria centralizzata, sovranazionale, per risolvere squilibri regionali fra paesi? Dicono, con una politica monetaria sufficientemente accomodante, Draghi può annullare gli spread e così ripristinare condizioni ordinate sui mercati. Primo. Lo spread è uno strumento di pressione politica. La BCE può governare gli spread e lo fa in funzione degli obiettivi politici della Confindustria tedesca. Se questa vuole che noi abroghiamo l'articolo 18, state tranquilli che di spread si continuerà a parlare finché il governo italiano non avrà eseguito gli ordini. Chiaro. Lo spread è uno strumento di ricatto molto efficace verso il governo di un paese con un rapporto debito pubblico-PIL come il nostro. Secondo, lo spread è uno strumento di politica monetaria. Draghi quindi può agire sugli spread e lo fa, li riduce. Ma supponiamo che lo spread sui tassi nominali, e bisognerebbe vedere quali, venga annullato. Questo cosa significherebbe? Che nei paesi con inflazione più alta il denaro costerebbe meno. Costerebbe meno che in quelli con inflazione più bassa, che poi è esattamente la radice della crisi. Perché i differenziali di inflazione non hanno solo un significato reale, che abbiamo già visto in un altro posto, in quanto provocano una continua svalutazione reale dei paesi con inflazione più bassa. I differenziali di inflazione hanno anche un significato finanziario perché determinano un minor costo del denaro nei paesi a inflazione più alta. Direte, ma scusa, se il tasso è ovunque al 3%, perché dici che in Grecia il denaro costa meno? E risponderò: amico caro, non costa meno quando lo prendi, costa meno quando lo restituisci, perché
Perché se i prezzi sono aumentati, i soldi che rendi valgono di meno e se i tuoi redditi nel frattempo si sono almeno in parte adeguati all'inflazione, ecco che, come vedi, rimborsare ti sarà più facile. Si chiama tasso di interesse reale e si calcola come differenza fra il tasso di interesse nominale, quello che ti fa la banca sul tuo mutuo, e il tasso di inflazione. Esempio, tasso nominale 2, inflazione 3, tasso reale meno 1, cioè 2 meno 3 uguale meno 1. Ecco, perché una politica monetaria centralizzata non può fare assolutamente nulla per risolvere il problema degli squilibri. Può dare ossigeno a qualche governo e soprattutto a qualche banca, ma lo può fare solo a patto di innescare di nuovo il meccanismo perverso che ci ha portato fin qui, quello per cui il denaro costa meno dove si è più indebitati. Questo è il concetto centrale. Il denaro costa meno dove si è più indebitati. Un meccanismo circolare e cumulativo, perché se abiti nella periferia, nei paesi della periferia, quello che ti rende più conveniente indebitarti, cioè il tasso di inflazione che riduce il valore della moneta che restituirai, è anche quello che ti rende più conveniente acquistare all'estero, perché la minore inflazione estera rende via via più convenienti i beni esteri e quindi le importazioni. Quindi ti indebiterai per acquistare beni all'estero, ma così facendo sottrarrai reddito alla tua economia. I tuoi acquisti pagheranno stipendi fuori dal tuo paese, generando domanda per le economie estere e al giro successivo avrai ancora più bisogno di indebitarti. Tutti vi dicono che il gioco della liquidità è tanto bello, che giocare alla Fed ci salverà. Ve lo dicono da destra e da sinistra. Chi lo dice non ha però sperimentato il devastante dualismo territoriale che in Italia è sotto gli occhi di tutti da 150 anni. Perché da 150 anni il nostro splendido e martoriato paese ha una politica monetaria unica, sagacemente e solertemente perseguita dalla Banca d'Italia. Vi ricordo che durante questi 150 anni la nostra sagace e solerte Banca Centrale ha praticato di volta in volta diversi modelli di gestione della liquidità. Abbiamo avuto l'inflazione, l'iperinflazione, la deflazione, di tutto. Ma il sud Italia è sempre stato in deficit strutturale, prevalentemente con il nord Italia. E per risolvere questo problema la Banca d'Italia non ha potuto fare niente, perché la leva del tasso di interesse nazionale sugli squilibri regionali non poteva essere utilizzata. Non ci credete? E allora guardiamoci i dati. La figura che mostriamo riporta il saldo delle partite correnti del sud Italia e il tasso di interesse reale nazionale. Diamo una definizione delle variabili. CA indica le esportazioni nette, soltanto X meno M perché la contabilità regionale non riesce a misurare i trasferimenti di redditi da lavoro e da capitale, o almeno a me non risulta che lo faccia. E vi ricordo che CA uguale S meno I uguale x meno m più rne, ovvero l'accreditamento barra indebitamento di un'area,
regione, stato, rappresentato da CA, il conto corrente, il saldo di conto corrente, corrisponde alla differenza fra quanto risparmio viene generato, S, e quanto viene utilizzato per finanziare acquisti di capitale fisso, I. E anche alla differenza fra i soldi che entrano attraverso le esportazioni e quelli che escono per finanziare le importazioni, se naturalmente trascuriamo R, N, E, i redditi netti esteri, cioè i redditi da lavoro e da capitale che la contabilità regionale non riesce a misurare. L'altra variabile, R minuscolo, indica il costo medio del debito pubblico italiano, cui ho sottratto il tasso di variazione dell'indice dei prezzi al consumo, gli unici tassi disponibili su un periodo così lungo. La fonte sono le International Financial Statistics. E allora cosa vediamo in questo grafico? Dal 1960 al 2007 il saldo estero del Sud Italia è stato in media di meno 17,5 punti di PIL, PIL del Sud Italia ovviamente, oscillando fra un massimo di meno 12 nel 1961 e un minimo di meno 21 nel 1972. Attenzione che c'è un meno davanti. In sostanza il corridoio tra meno 12 e meno 21 è un corridoio di 9 punti. Il tasso di interesse reale nazionale è molto più volatile. In media è stato del 2,5% il tasso di interesse reale nazionale, ma ha oscillato fra un minimo di meno 10 nel 1974 ed un massimo di 8 nel 1992, quando il governatore in trincea sagacemente e solertemente difendeva la parità del nostro cambio, regalando ai mercati marchi che il giorno dopo avrebbero comprato il 20% di lire in più. Torniamo al punto. La metafora è semplice. Il Sud Italia è in deficit come il Sud Europa. E la politica della Banca d'Italia visibilmente non ha inciso su questa situazione, come la politica della BCE non può incidere sui deficit dei PIGS. Lo vedete il vaillant della liquidità nel grafico? Nel 1974 il tasso di interesse reale era almeno 10%. Si vedono effetti sul deficit del Sud? Sì. Pare che si riduca un po', ma guarda che strano però, si riduce di più e più rapidamente nel 1992, mentre il tasso di interesse reale sale al massimo storico dell'8%, cioè il deserto dei gobi della liquidità. Insomma, le due variabili non hanno alcuna relazione. Banca Italia, manovrando la struttura dei tassi nazionali, non ha inciso perché non poteva incidere sugli squilibri regionali italiani. E allora vi stanno propugnando come soluzione dei nostri problemi l'aumento della liquidità, quella che invece è ovviamente la soluzione dei problemi delle banche, le quali, come dicevo sopra e come nessuno dice, hanno in pancia, le banche, dicevo, hanno al loro attivo tanti crediti inesigibili, tanto debito privato di privati che stavano alla canna del gas anche prima che le politiche di austerità iniziassero e quindi figurati adesso. Vi ricordate come sta messa ad esempio la Grecia? Debito pubblico al 100% del PIL e passività lorde sull'estero al 200%. Sarebbe debito per lo più privato,
con banche estere. Chiaro, no? Il debito privato è enorme ed è in gran parte in sofferenza. Se la BCE non le aiuta, le banche non ce la possono fare, altro che erogare nuovo credito. Ed è quindi normale che le banche sedute attorno a un tavolo intonino a gran voce il noto stornello. Draghi portece n'antro litro, che noi se lo bevemo e poi ta risponnemo. Embè, che c'è? Riceveranno i fondi e poi che ci faranno? Cominceranno con l'alzare i bonus al proprio sagace e solerte, qui l'acronimo ci sta, management. In base al sano principio, prima caritas incipit ab ego. Poi tapperanno i buchi dei loro bilanci e poi. E poi portece n'antro litro e gli squilibri rimarranno lì, perché se già hai una gamba più corta dell'altra, non è certo ubriacandoti come una pigna che puoi aspettarti di barcollare di meno. Ma voi fateglielo dire ai giovani economisti di belle speranze o ai vecchi economisti di bella carriera. Fateglielo dire ai professionisti dell'appello accorato. Draghi, portaglie n'antro litro. Ma il fatto è che la BCE se ne deve andare basta, cioè che i paesi europei non potranno ricomporre gli squilibri che li dilaniano senza prima recuperare la propria sovranità valutaria. Sapete, oggi ho mangiato da Léon de Bruxelles, il fast food belga delle cozze, in senso biologico. E nel luogo deputato alla meditazione ho letto questa sentenza che vi traduco. Se raccontate una barzelletta sui belgi a un francese, riderà 3 volte. La prima quando capisce che è finita, la seconda quando gliela spiegate e la terza quando la capisce. In questa Europa di merda, perfino i belgi, capite? Quel non popolo, non si arrende senza combattere. I francesi attaccano e loro replicano e come? Solo noi ci siamo dovuti dare mani e piedi legati a chi aveva una paura fottuta delle nostre capacità manifatturiera, della nostra inventiva, della nostra tecnologia, e l'abbiamo chiamata visione.